Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, apparendo agli undici, Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se verranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e siede adesso alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Parola del Signore. Vangelo di Marco ci mette di fronte a due grandi realtà. La prima è la necessità della fede per salvarci. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Chi non crederà sarà condannato. Sono parole del Signore. Il facile irenismo in cui noi cadiamo, bisogna considerarlo pericoloso quando noi sorpassiamo sulla necessità di credere e di credere operando secondo la fede. È vero che Dio vuole salvare tutti, però ci salva se noi entriamo in Cristo, se crediamo a colui che Egli ha mandato. E quando sufficientemente è stata portata la buona novella, quando il Vangelo è stato ascoltato, allora chi crederà sarà salvo, chi non crederà, ossia chi rifiuterà il Vangelo, chi rifiuterà Cristo, sarà condannato, perché il Vangelo è Cristo Gesù. Conclusione questa che chi rifiuta Gesù non potrà avere la salvezza. Chi non accetta Gesù non potrà avere la salvezza. Questo significa credere e accettare il Vangelo, credere che Gesù è il Messia e fuori di Lui non c'è salvezza. Su questo punto dobbiamo essere sempre fermi. Cardinale Ratzinger ci ricordava una grande verità: fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Però questa parola dei padri va intesa che fuori dalla Chiesa, la Chiesa dei Santi, non la Chiesa dei Sacramenti, c'è salvezza.
perché dove c'è la luce della verità, ivi c'è Cristo. Dove c'è un'opera buona compiuta secondo la legge naturale che è dentro di noi, lì c'è lo Spirito Santo, per cui lo Spirito Santo si trova in tante persone che a parere nostro non appartengono a noi, e Cristo è presente in tante persone che a parere nostro non appartengono a noi. Diceva bene Sant'Agostino: è più larga la Chiesa dei Santi che la Chiesa dei Sacramenti, intendendo per Chiesa dei Santi quella Chiesa in cui Cristo li ha accettato come verità, anche inconsapevolmente, dove lo Spirito Santo agisce anche inconsapevolmente. Però è vero che è soltanto in Cristo ed è soltanto nella Trinità che noi possiamo avere la salvezza. E allora su questo punto dobbiamo ribadire la nostra fede e presentare sempre la nostra fede. L'altro punto ribadito nel Vangelo è che ci sono i segni che accompagnano la predicazione. Quando questi segni dovessero mancare, bisognerebbe un po' rivedere le nostre posizioni, perché potrebbe anche darsi che la predicazione non sia fatta nello spirito, non sia fatta bene, non sia autentica. Potrebbe anche darsi che Dio, qui come dice il testo, non operi insieme con loro. Quando non c'è la conferma della parola con i prodigi, anche interiori, che accompagnano la trasmissione della parola, allora noi possiamo dubitare che il Signore opere insieme con noi. Cioè la predicazione non è predicazione soltanto di coloro che predicano, è Cristo che per la loro bocca, per bocca dei predicatori, Lui che è il Verbo, che è la parola, si manifesta come verità agli uomini. Ora, Cristo opera sempre ed opera anche prodigi, accompagna cioè la sua parola come conferma con i prodigi. Una predicazione che non produce prodigi interiori di conversione, una predicazione che si esaurisce in se stessa senza produrre alcun frutto, una predicazione che non ha i segni, talvolta anche straordinari, come quelli enumerati qui da Marco, di quella predicazione noi possiamo dubitare che non sia la predicazione del Verbo di Dio attraverso i suoi credenti, attraverso i suoi apostoli e ambasciatori. E allora, mentre da una parte non dobbiamo sottovalutare la presenza dei segni, perché i segni accompagnano la predicazione, dall'altra parte dobbiamo ribadire che la predicazione va fatta nella parola del Signore, nel mandato del Signore e nello spirito del Signore. Cioè che è il Signore che accompagna gli apostoli, è il Signore che accompagna la predicazione. In altri termini, è Lui che parla nella Chiesa, è Lui che parla negli apostoli, è Lui che parla in noi quando noi uniti al suo spirito diciamo la sua parola, e si manifesta quando ci sono dei segni, segni esteriori talvolta, segni interiori di conversione e di opere buone. Chiediamo allora al Signore
che moltiplichi i suoi segni, ma soprattutto chiediamo che nella predicazione della sua parola ci sia lui ad operare con noi, perché se siamo noi soli ad operare, noi soli a parlare, la nostra predicazione sarà una propaganda. È facile propagandare il Vangelo, ma noi non possiamo propagandare il Vangelo, dobbiamo predicare il Vangelo, e predicare significa lasciarsi prendere dallo Spirito di Gesù e dire la parola di verità, la parola che salva. Chiediamo al Signore di comprendere queste verità e di vivere queste verità personalmente e di trasmetterle agli altri con fermezza, noi che siamo i rinnovati nello Spirito e siamo la speranza del mondo, siamo una chance per la Chiesa, non dimentichiamolo, qualunque sia l'opinione che abbiano gli altri. Le parole profetiche dei Papi che reggono la Chiesa valgono per noi. Il rinnovamento è chance per la Chiesa, è speranza del mondo. Non deludiamo la Chiesa, non deludiamo il mondo, ma siamo coscienti di essere stati posti nella Chiesa per la salvezza del mondo e siamo stati posti nella Chiesa perché la nostra luce risplenda e gli uomini vedano le nostre opere buone e credono al Padre dei Cieli. Amen.